Tutto pronto per il fischio d'inizio di questa appassionante sfida che pochi istanti fa ha preso il via, Castellanzese contro Besnatese. La Castellanzese in classica divisa nero-verde, pantaloncini bianchi quest'oggi per i ragazzi nero di Garzonio contro la Besnatese in maglia arancione e maglia da trasferta. L'undicesima giornata è ufficialmente iniziata, è la Castellanzese che inizia a fare la partita, Merigi passa dietro a Piuri, la partita è cominciata. Buono spettacolo, buona partita a tutti gli appassionati di Nero Verde Channel. Attenzione, prima azione per i Nero Verdi, attenzione! Vediamo sulla fascia destra, Guariso ancora il centro dell'area, gol! È rete! È nero verde! È Guariso! I nero verdi sono in vantaggio, Guariso, il numero 9 della Castellanzese, si accentra con un sinistro imparabile, fulmina l'estremo difensore della Besnatese. Dopo un quarto d'ora circa la Castellanzese si porta in vantaggio 1-0 per i ragazzi di Mister Garzonio. Guariso mette il primo numero gol. Numero 7 della Besnatese, pronto a scaricare sul compagno di squadra, ecco il numero 10, bellissima conclusione, traversa colpita dalla Besnatese, Piuri immobile, vediamo se Izzo arriva sul pallone, è così, bellissima verticalizzazione per Ruggeri in area di rigore, l'attaccante della Castellanzese costretto, attenzione Possoni è arrivato a rimorchio, vediamo cosa combina il giovane talentuoso numero 19, bellissima azione dal fondo, Possoni di testa, Guariso, e questa volta il portiere della Besnatese dice no, Guariso cercava subito la doppietta, adesso attenzione, brutto pallone per sulla tre quarti, attenzione adesso al numero 11 della Besnatese, attenzione al centro, ma capitan Piccareda quando il gioco si fa duro si fa sentire come, con grande esperienza, grande senso della posizione, va a chiudere l'attaccante della Besnatese a sfruttare la torre di Ruggeri, la palla arriva però a Pires, Izzo nel cerchio di centrocampo, Izzo ne esce, Izzo, sempre Izzo, da solo, Izzo al limite dell'area, Izzo! Ottima conclusione dell'attaccante nero-verde e ancora una volta il portiere della Besnatese è costretto a un buon intervento sulla sua sinistra. Calcio d'angolo per la Castellanzese. Parte il numero 10 della Besnatese, pallone in area. Piuri fa suo il pallone. Adesso è Ruggeri che porta pressione sul portatore di palla della Besnatese. È Ruggeri davanti al portiere, Ruggeri da solo. La palla esce di un soffio. Era stato molto molto bravo l'attaccante della Castellanzese a recuperare il pallone, ma non è stato preciso, il suo esterno destro si perde sul fondo, occasione per la Castellanzese, ma si è subito. E in questo momento il signor Menghini decreta la fine dei primi 45 minuti di gioco, Castellanzese 1, Besnatese 0. Punizione della Besnatese, pallone deviato, Piuri senza problemi, blocca la sfera. Fischia Menghini, il gioco può riprendere. Alvaro Pires cerca Ruggeri che come sempre mette giù con agio il pallone. Iannelli al cross per Izzo al centro, Izzo! È nero verde, Izzo! E la Castellanzese raddoppia con Riandoli, stelle filanti e soprattutto gol, pioggia di gol al comunale, è 2-0, la Castellanzese è andata a raddoppiare con Izzo, un perfetto cross da parte di Iannelli servito da Ruggeri, dopo la sponda di Ruggeri consente a Izzo di raccogliere questo cross con il cosiddetto contagiri e di mettere nell'angolino basso dove il portiere della Besnatese non può assolutamente nulla, al comunale di Castellanza la Castellanzese passa ancora, numero 3 a rimorchio, vediamo cosa farà adesso il terzino della Besnatese, scarica ancora con il compagno di squadra, bel inserimento dell'attaccante della Besnatese, il numero 11 che però manca il guizzo fondamentale è l'appuntamento col pallone, nessun problema per Piuri che per sicurezza segue il pallone oltre la linea di fondo. Gli ospiti non sono ancora riusciti a rendersi particolarmente pericolosi in zona gol. Viceversa, la Castellanzese ha avuto un'occasione con il consueto cinismo, l'ha capitalizzata al massimo, ecco però un'occasione per la Besnatese, ma Piuri ancora una volta si dimostra molto molto attento e va a neutralizzare questo pallone molto insidioso. In ogni caso la Castellanzese rimane in fase d'attacco, assistiamo intanto ad un cambio.
uscirà il numero 7, Ruggeri, Luca Ruggeri, autore di una buonissima partita di sacrificio. Esce il numero 7 Ruggeri, entra il numero 18 Semiglia. Quindi primo cambio di questo match, esce Ruggeri, entra Semiglia con il numero 18. Ecco il cambio, il terzo cambio in casa neroverde. Bossoni, entra il numero 17 Grimi. Ingresso in campo quindi abbiamo sentito per Stefano Grimi, uno dei nuovi arrivati quest'anno in casa neroverde, giocatore dal grande potenziale vista soprattutto la giovanissima età. Sul recupero di un centrocampista della Besnatese che adesso può utilizzare la fascia sinistra, vediamo se la Besnatese ha ancora la forza per cercare di riaprire la partita. Bell'inserimento del numero 9 della Besnatese che mette in mezzo il pallone, ma Piuri la fa sua, dimostrando un eccezionale riflesso il portiere Daniele Piuri, si allunga sulla sfera. La lavanderia per la Besnatese, le maglie sì. Piuri in uscita con i pugni, innesca anche l'azione di Grimi che potrebbe trasformare l'azione subito da difensiva in offensiva. È così, uscita del portiere della Besnatese che con i tempi giusti trova l'uscita di piede, ma attenzione. Ecco il numero 3 della Besnatese al cross, traversa! Secondo legno, seconda traversa colpita dalla Besnatese, anche sfortunata, bisogna dirlo, in questa partita. Poco più di 5 minuti alla fine di questo entusiasmante match che appunto vede la Castellanzese ancora avanti per 2-0. Parte il giocatore della Besnatese, ma la punizione è del tutto innocua e in questo momento il signor Menghini porta il fischietto alla bocca, decreta la fine di questa partita. Castellanzese batte Besnatese 2-0 e si conferma assolutamente prima in classifica del girone A e non solo, allunga più 5 sui diretti inseguitori della Besnatese. La partita più emozionante, più attesa di tutta l'undicesima giornata, così è stato. Castellanzese e Besnatese qui al Comunale di Castellanza si è conclusa sul risultato di 2-0 in favore della squadra di casa. I ragazzi di Garzogno si sono imposti con la consueta caparbietà, con la solita partita concentrata e molto molto efficace sia dal punto di vista offensivo che dal punto di vista difensivo. Castellanzese quindi si impone per 2-0 contro la Besnatese, riconferma ulteriormente il suo primato in classifica. Le reti oggi sono state firmate, lo ricordiamo, da Guariso nei primi 45 minuti e da Izzo nella ripresa e, ripeto, sale ancora di più in vetta la classifica del girone A con ben 5 punti di vantaggio sui diretti inseguitori, ovvero la Besnatese. Dallo stadio comunale di Castellanza è tutto, buonasera a tutti gli appassionati di Nero Verde Channel.